Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo nuovamente su Fable e come potete notare il mio equipaggiamento è leggermente diverso. Sono all'altezza della tua reputazione. Siamo appunto alla radura di Nothol, esattamente perché come potete notare ho finalmente comprato il set di piastre radioso. Se vi ricordate bene, questo set di piastre radioso ci serviva per aprire una porta del demone presente all'interno del gioco, ma per quanto riguarda le porte del demone e per quanto riguarderà, diciamo, tutte le cose secondarie prima di finire effettivamente il gioco, farò una puntata a parte, una puntata extra, che ovviamente probabilmente uscirà prima della puntata finale, dove vi faccio vedere tutte le cose secondarie che non abbiamo fatto durante il gioco e tutte quelle cose che potete fare ovviamente prima di completare il gioco per avere un'esperienza completa appunto del gioco di Fable. Detto ciò, andiamo adesso alla gilda, visto che adesso dobbiamo prendere la carta missione che appunto ci impedirà per un tot di tempo di ritornare indietro e fare diciamo altre side quest, qualora ovviamente le avessimo lasciate alle spalle, cosa che io ovviamente non ho fatto, perché io ho appunto fatto tutte le side quest senza nessun problema. Posso migliorare la salute? Yes. Posso portarla al massimo? No. Peccato. Peccato proprio. Sì, mi manca l'ultimo livello praticamente, perché il 7 è il livello massimo. Vabbè, niente, purtroppo ancora mi mancano dei punti. Avrei voluto prendere la spada di Howe, però vabbè, la prenderò magari dopo. È terribile. Jack ha catturato nuova... Ho avuto una breve conversazione. Sì. Non possiamo... C'è una carta missione. Sì, c'è una carta missione. Beh, esatto, andiamo. Quando ti avvicinerai alla barriera, all'abbazia della... Se leggerò il passaggio giusto, la... Ok. Hai ricevuto una nuova missione. Adesso possiamo andare alla costa di Hook, che come potete vedere è diventata praticamente la mia nuova main quest, proprio perché dobbiamo oltrepassare la barriera che ci stava dando problemi la scorsa volta. Ma vediamo adesso che cosa succede. Dobbiamo filarcela, ci sta dando la caccia. Esatto, ci sono delle creature. No! Moriremo tutti. Allora, iniziamo a sguainare la nostra spada, perché qui si combatterà. Non si combatterà tantissimo, però si combatterà. Olè. E approfittiamone ovviamente, perché mi serve l'esperienza. Ovviamente mi serve l'esperienza perché dobbiamo fare l'ultimo livello dei parametri forza. Ovviamente sciogliamo tutto perché siamo estremamente OP. Sì, doveva pronunciare il nome giusto. Esatto. Ah, sei vivo. Mi ero preoccupato quando sei scomparso. Tua sorella, lo so, l'ho dovuta legare. Jack la sta controllando in qualche modo. Ecco perché sono qui. Sto cercando di fermarlo. Sta mentendo. È lui che lavora per Jack. No, sta cercando di confonderti. Lei è... Non c'è davvero tempo per questo, vecchio stregone. Concludi il rituale, Dedalo. Vorrei la mia chiave ora. È quasi finito. E sarà molto più facile con il ragazzo qui. Esatto, Dedalo lavora per Jack di Spade.
Strano che tu ci abbia messo tanto. Spero proprio che tu non abbia perso troppo del tuo prezioso sangue scappando. La settima chiave. Me l'hai tenuta nascosta per troppo tempo. Porta le nostre due sacche di sangue nella sala. Arriverò fra poco. Sorpreso? Non dovresti. Solo un idiota si opporrebbe a Jack. Non puoi vincere, ragazzo. Il mondo è di Jack ora. Ebbene sì, ragazzi, boss fight, Dedalo. Niente proprio di meno che Dedalo. L'uomo che ci ha salvato la vita e che ci ha salvato la vita solo ed esclusivamente per servirsi di noi. Dovrai fare di meglio. Eh già, lui non ci ha salvato perché voleva salvarci. Lui ci ha salvato perché sapeva chi eravamo. Così. Già. Io ovviamente ne approfitto per fare exp. Più catene facciamo, meglio è. Volendo si potrebbe anche farmare. Non so se devo buttare giù la porta. No, infatti. Sono stato uno stupido a pensare anche lontanamente. Sì, qua in realtà la porta non dovrebbe essere bloccata. Anche perché in realtà lui non dovrebbe entrare dentro il faro. Eh sì, lui ha delle belle tecniche in realtà. Vedete, lui utilizza i poteri della Gilda. Però non bastano. Mi sbagliavo. Forse sei abbastanza forte da sconfiggere Jack. Non hai molto tempo. Sta usando la chiave per attirare i siti principali di tutta Albion. Quindi la spada sarà sua e sarà troppo tardi. Cercheranno di fermarlo, ma nessuno di loro può farlo. Vuoi sapere perché l'ho fatto, vero? Sono un vecchio codardo, ragazzo. Non tutti siamo fatti per abbracciare la morte. Per alcuni di noi l'unica missione è quella di fuggire alla morte a qualunque costo. E sembra che abbia fallito. Sì, diciamo che Dedalo non era cattivo, o comunque non è mai stato cattivo fino in fondo, ma lo è diventato per paura di Jack di Spade, e quindi ha scelto di servire piuttosto che essere ucciso, cosa che però non è andata a buon fine, perché è morto comunque. Ok, a questo punto torniamo alla Gilda. Tornato. Le cose vanno peggio di quanto temessi. Il tradimento di Dedalo ci ha sorpreso, ma abbiamo problemi più gravi.
Jack sta tentando di attivare gli antichi punti focali di Albion. Devi fermarlo a ogni costo. Ti darò spiegazioni sul tuo sigillo della Gilda. Ora passa attraverso la porta Callis. Hai raggiunto lo stato di leggendario. Hai ricevuto una nuova missione. Jack deve essere fermato. Sta attivando quelle rocce. Ho sempre pensato che fossero degli esseri ripugnanti. Non voglio morire a causa loro. Dobbiamo solamente riuscire a ucciderli per primi. Forza, segui il sentiero e gira a destra. Esatto. Vi ricordate adesso quei punti, diciamo quelle zone che vi ho detto praticamente che avremmo visto più in là? Se vi ricordate che vi avevo detto che avremmo avuto modo e avrei avuto soprattutto io modo di spiegarvi che cosa erano. Ecco, bene, adesso lo sapremo. Cioè, adesso anzi lo saprete perché io già li so. Però voi ancora non lo sapete, magari chi state guardando anche per una questione di trama non lo potete sapere. Skippiamo tutti i combattimenti, non ci interessano qua i combattimenti, e andiamo esattamente qui. I punti focali sono quelle meteore. Dedalo non ti ha fermato? Non avrebbe comunque visto il tramonto. Non aveva più ragione di esistere. Sei arrivato tardi. Questo sito è già attivo. Ma non preoccuparti, non ho ancora finito con te. Qualsiasi cosa stessi facendo, sembra che l'abbia finita. Ma quel portale è ancora aperto. Seguilo, io rimarrò qui e farò vedere a questi animali chi è Rosa Spina. Quindi, mi dispiace. Qui siamo arrivati tardi. Queste in realtà potrebbero essere comunque anche delle buone zone di farming, a dirla tutta, ma non è questo il problema. Cioè, avremo modo comunque di farmare o di fare altra roba in generale. Anche perché qui i nemici sono più deboli. Vedete, scoppiano praticamente prima. E non perché siamo noi a essere più forti, ma è perché è fatta apposta la modalità. In quanto tu devi raggiungere il prima possibile, diciamo, il sito di attivazione, e quindi il gioco ti mette a disposizione dei nemici più deboli, così che tu possa comunque raggiungere il tuo obiettivo senza perdere troppo tempo. Anche qui troppo tardi. Pensavo che non ce l'avresti fatta. Non riuscirai mai a raggiungermi. Ti piace il nuovo mondo? È solo un assaggio di ciò che diventerà, ragazzo mio. Ne mancano solo due. Jack si trova nel punto focale della caverna degli Ops. Quindi anche qua c'è un altro punto focale. Facciamo un po' di roleplay eliminando qualche nemico, anche se in realtà non ce ne sarebbe bisogno, perché qua si può tranquillamente rushare. Tra l'altro, come potete notare, vengono trasportati anche dei supporti per, diciamo, per me, no? Che sono appunto questi soldati che appunto mi stanno dando, mi dovrebbero dare manforte, facendomi da distrazione alle creature qui presenti, e che appunto dovrebbero permettermi di avanzare verso la zona interessata. Cosa che ovviamente non mi interessa, perché sono talmente forte, ma possiedo anche... Guarda! La signora ti manda i suoi saluti. Addirittura tuono. Ho ucciso molte di quelle creature, ma non resisterò ancora a lungo. Jack sta eseguendo qualche rito nel centro della caverna. Ti aiuterò ad arrivare lì. Anche tuono addirittura è stato mandato per aiutarmi. Anche qui troppo tardi. Ne rimane solo uno.
Non ti stai impegnando molto. E ora mi attendono la tua carne e il tuo sangue. Che sia maledetto. Siamo arrivati tardi. Deve essere al colle del carnefice, dove stavano andando tutti. Farai meglio a seguirlo. Io sono esausto. Devo trovare un posto dove riposare. Ok, skippiamo tutto. Qua non mi interessa combattere. Qui possiamo tranquillamente andare avanti. Non saranno questi i combattimenti che mi serviranno per farmare o per incrementare il livello. Persone che vengono spawnate nella caverna. Anche qui, troppo tardi. Cara Scarlatta, spero che in quelle vecchie vene scorra ancora del sangue. Ma guarda, ecco che arrivano le scorte. Sei pronto a veder bruciare la Gilda, eroe? Fermatelo! Esatto, ragazzi, siamo quasi alla prima fine. È stato Jack. Li ha attivati tutti. Devi entrare nella sala del destino alla Gilda. Non potevamo fare nulla. Possiede un potere straordinario. E a tua madre e tua sorella. Se una di loro dovesse morire, che Avo ci aiuti. Fermalo, ragazzo! Per amor di tutti noi, fermalo! Esatto. Hai ricevuto una nuova missione. Dobbiamo combattere Jack di spade. Qui ci viene dato un arco, che tra l'altro non è un arco neanche tanto forte. Perché? Perché il boss in questione ha due fasi, dove appunto bisogna attaccarlo sia corpo a corpo e anche con armi a distanza. Quindi il gioco, per evitare che il giocatore in questo caso si bloccasse in questa situazione, viene comunque aiutato con un misero arco lungo di quercia, proprio per permettergli comunque di equipaggiare un'arma qualora non l'avesse, diciamo un'arma a distanza qualora non l'avesse, e quindi poter affrontare la boss fight nella miglior maniera possibile. Che toccante. Eccoci. Riunione di famiglia. La madre, il figlio, la figlia e la spada. Manca solo una cosa. E adesso il tuo sangue. Poi darò fuoco a questo mondo. Sì. Esattamente. Jack ha eliminato la mammina.
Guardate la potenza della spada che possiede lui. Guardate la potenza. Trascende anche il tempo. Vedete? Anche con il rallentamento del tempo, lui comunque riesce a colpirmi. E qui adesso c'è la seconda fase. Quindi arco. Esatto, e le colonne servono unicamente per pararsi. Oddio, mi ha perforato. Ok, qua gli impediamo di colpirci. Ma what the fuck? Ed ora la scelta finale. È il momento della scelta di cui ti ho parlato tanto tempo fa. Ora colpiscimi con la spada degli eoni e diverrai potente come Jack sognava di essere. Oppure gettala nel vortice e il suo regno di tenebra finirà per sempre. Allora, cosa vuoi fare, fratello? Abbiamo ottenuto la spada degli eoni, un'arma incredibilmente forte che, se vi faccio vedere, essere per una spada a una mano ha 230 di potenza. Ovviamente la spada Solus ne ha 314, ma è una spada a due mani, mentre invece questa, per essere una spada singola, possiede miglioramento salute, mana ed esperienza, quindi i tre maggiori potenziamenti del gioco in un'arma che effettua 230 danni. Ed è una spada singola, tra l'altro. Quindi veramente, veramente tanta roba. Il valore addirittura è 126.250 soldi. Cosa che, vabbè, in soldi non sarebbe neanche catalogabile un'arma del genere. Ovviamente è la spada, o comunque una delle spade più forti del gioco. Ma, dato che noi, appunto, abbiamo seguito un percorso di bene, gettiamo la spada nel vortice. Ma non vi preoccupate, perché c'è un'alternativa a questa spada. E la si ottiene facendo esattamente questo. Diventando eroi, quindi buoni, e distruggendo la spada. Sono dove dovrebbero stare, perduti per sempre. È tempo di scoprire qual è il mio posto, e non è questo. Abbiamo ottenuto la maschera di Jack di Spade, abbiamo ottenuto le nostre ricompense, ma sembra la fine. L'eroe sconfisse Jack di Spade, rinunciando al potere oscuro della spada. Non appena uscì alla luce del sole, la folla iniziò ad acclamarlo. Per tutti era già una leggenda. Col passare dei mesi, la Gilda tornò lentamente alla normalità. Le mura furono riparate, l'ordine ristabilito. Tuttavia, per Teresa non sarebbe stato così semplice. Si ritirò in terre lontane, dove le ferite di una vita si sarebbero potute rimarginare. Trascorse un anno. Con la morte di Jack, Albion conobbe un periodo di relativa tranquillità e il più grande di tutti gli eroi poté finalmente godersi il meritato riposo. Ma
c'è un grossissimo ma. Eroe, scusa per il disturbo, ma abbiamo ricevuto un messaggio da Falce, uno dei nostri eroi anziani. Ha lasciato la città tempo fa, diretto verso le distese settentrionali, ma ora... Forse dovresti venire al podio, fuori dalla gilda, e vedere di persona. Esatto. Dobbiamo raggiungere il podio della gilda. Ora sei abbastanza buono per usare l'espressione ringraziare. Ah, ok. Guardate nel frattempo... Visita la gilda per nuove missioni. Guardate nel frattempo come sono talmente buono che ho acquisito l'aureola e praticamente le farfalline che girano intorno a me. Se fossi diventato cattivo mi sarebbero spuntate le corna e avrei avuto le mosche che ronzavano attorno a me. Quindi veramente figa questa cosa, no? La caratterizzazione e la personalizzazione del personaggio in quanto buono o cattivo. Detto ciò, prima di chiudere l'episodio però, facciamo una cosa. Andiamo al podio. Andiamo a vedere cosa effettivamente vuole dirci Falce e cosa effettivamente dobbiamo vedere qui. Prima voglio vedere se posso potenziarmi la salute, ma credo di no. Credo di non arrivarci. Oh, forse sì? Oh, massimo! Perfetto! Quindi adesso possiamo estrarre la spada dalla roccia e lo faremo nella prossima puntata, perché nella prossima puntata prenderemo due armi leggendarie. Sono morti. Credo che queste creature siano conosciute con il nome di evocatori. Qui la mia missione è fallita. Cercherò di fermare la loro avanzata verso il continente, ma non posso farcela da solo. Il più forte di voi deve aprire la porta del demonio principale vicino a questo podio. Lì è custodito il cuore di fuoco. Solo l'eletto avrà l'attenzione dei profeti. Utilizzare il cuore per evocare la nave degli annegati. Presto, prima che sia troppo tardi. Falce! Falce! Se n'è andato per scorno. La porta del demonio si è risvegliata stamattina, ma nessuno è riuscito a varcarla. Ha detto che non siamo degni. È il tuo momento, eroe. Se la porta non si aprirà di fronte a te, che hai sconfitto Jack. Ha ragione. Io intanto studierò i libri. Del resto è la mia specialità. Dobbiamo scoprire chi sono questi evocatori. Buona fortuna. Esatto, questa è una porta del demonio che praticamente non è mai stata aperta e non è mai stata attiva, diciamo... tra virgolette, perché è comunque attiva, ma la sua descrizione era molto particolare, perché non si sarebbe mai aperta senza la maschera di Jack di Spade. Quindi noi che adesso abbiamo la maschera di Jack di Spade possiamo aprire questa porta. Infatti questa è una porta del demonio che però è una porta di trama. Quindi adesso la possiamo aprire proprio perché è una di quelle porte che vi ho detto appunto di trama e non una porta come tutte le altre che si aprono a seconda di quello che facciamo. Sembrava la fine. Uccidere Jack di Spade sembrava effettivamente la fine del gioco, ma non è così. Non è così. Il gioco continua ancora. E detto ciò, noi... Sì, ma stai in silenzio per favore. Ok. E noi lo vedremo la prossima volta. La prossima volta cominceremo la puntata con una chicca eccezionale, ovvero l'estrazione della spada di Yu e l'ottenimento della spada degli eroi suprema. Quella che per l'appunto si contrappone alla spada degli eoni, ovvero la spada di Avo. Niente proprio di meno che la spada di Avo. Ma detto ciò, per il momento è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye.